siamo tornati nella casa di Zio Leonardo, accanto a queste belle ragazze del gruppo della Proloco e accanto al presidente Franco dell'associazione turistica Proloco, che esalterà queste montagne in occasione della festa del Sigero, vero? Come diceva Francesco. Certamente, sì. Noi abbiamo la seconda edizione della Fiera del Sigero che si svolge quasi lì, dal 20 al 23 di aprile prossimo. E questa è solamente una piccola rappresentazione di quello che si troverà esposto nella fiera. Intanto queste cose le apprezziamo, Franco, in questo nostro pranzo pasquale su Sardegna Verde. Partiamo dai formaggi. Sì. Ho riguadagnato la casa di Zio Leonardo nel mio cuore di Siliqua, accanto alle ragazze, le belle ragazze della Proloco e accanto al bel presidente. Allora, Franco, questo complimento pasquale così. Va bene, è la sorpresa di Pasqua, forse. Parlavamo con Francesca della festa del Sigero, occasione buona per valorizzare le vostre montagne. Esatto. Noi ogni anno stiamo organizzando questa fiera, chiamata Fiera del Sigero, che prende il nome dal vecchio, non dalla, da come veniva chiamato il fiume Cigeri prima. E niente, è una vetrina in cui esponiamo tutte le peculiarità produttive di Siliqua, oltre che tutto ciò che riguarda l'etnografia di Siliqua, come per essere questo esempio, la tessitura per la quale Siliqua era molto famosa, era molto conosciuta. Torniamo alle bontà, Franco, in questo pranzo pasquale ricchissimo oggi a Siliqua. Iniziamo con i formaggi e con la ricotta. Esatto, qui noi troviamo i prodotti di una... di una società, quella dei fratelli Frau, è un piccolo caseificio locale che ha in produzione varie tipologie di formaggi. E, tra l'altro, io ci terrei a sottolineare che la loro produzione è stata premiata varie volte, sia a livello regionale che a livello europeo, con dei riconoscimenti di primo livello. Poi abbiamo, velocemente, questa invece è una produzione artigianale di una piccola azienda che sta sorgendo adesso ed è un prodotto di... è un formaggio di latte di capra. Poi abbiamo il miele, esatto, in questo territorio, e poi abbiamo i dolci preparati dalle signore della Proloco, ma anche, devo dire, grazie a qualcuno. Certo. Allora, noi abbiamo i prodotti delle signore della Proloco, però abbiamo anche i prodotti che ci sono stati gentilmente donati da delle attività produttive. Per quanto riguarda i dolci, c'è la dolceria, che è la pasticceria locale, che però lavora molto e investe molto sui prodotti tradizionali, in questo caso quelli di Pasqua, visto che siamo nell'occasione, con le pardulas, poi abbiamo le amaretti, un po' tutta la gamma dei dolci tradizionali sardi, diciamo così. Franco, tra poco parliamo di pane e anche di prodotti buoni della terra, una terra nella quale c'è tanto spazio per i giovani e il ricambio generazionale consentirebbe forse di sfruttare di più la tecnologia che ormai ci circonda. Certamente come pane non siete secondi a nessuno, vero? Ci difendiamo bene, sì. Cosa abbiamo? Noi qui abbiamo varie tipologie di pane. Intanto abbiamo il pane pasquale, ed è questo, tipico pane con l'uovo, che viene, lo preparano appositamente per l'occasione di Pasqua. Poi abbiamo il cifragio tipico campidanese, che è di casa anche qui, e poi altre tipologie di pane che sono state preparate dalle panetterie, in cui c'è quello su Weigungerda, che sarebbe il pane con il lardo, il pane con le olive e il pane con la ricotta, che sono altre tipologie in uso. Quali sono i panifici? Allora, i panifici sono, uno è la panetteria di Mocci Giampaolo e l'altro è la panetteria di Mocci Roberto. L'angolo così ben allestito dalla Proloco, Franco, esaltiamo invece le bontà proprio della terra e del territorio di Siliqua. Assolutamente. Allora, qui abbiamo una vetrina dei prodotti spontanei del territorio per la quale Siliqua è conosciuta e famosa. Parliamo dei carpi selvatici, parliamo degli asparagi, poi niente, abbiamo anche dei prodotti trasformati come per esempio i carpi selvatici sott'olio, i carciofini selvatici, comunemente chiamati cocuzzola, lo stesso lavorati sott'olio, e poi abbiamo un'altra particolarità che è la marmellata, anche se il termine è sbagliato, ma chiamiamola così per definizione, la marmellata di fichidindia e di mirto. E poi l'olio, ovviamente. E poi abbiamo, sì, esatto, abbiamo delle piccole produzioni di olio che stanno, diciamo, partendo adesso. La cultura dell'olio adesso sta decollando anche a Siliqua, di conseguenza stiamo cercando di promuoverlo. Franco, grazie per aver esaltato oggi su Sardegna Verde così bene le bontà del vostro territorio, oltre che la cultura di Siliqua. Okay. Voi no, vero, no.
Facebookato. Voi siete Facebookato? Diciamo, diciamo che Instagram. Facebook mi sa. Noi non abbiamo su Facebook, non lavoriamo con il gruppo. Per rilanciare. Chi è arrabbiata? Paola? La pasta. Ok. Questo si porta a demolizione. Paola, quanto ti condiziona la presenza del presidente del prologo? Niente. Niente, sicura? Andiamo ad unire la fregola, e così si amalgano i sapori e la portiamo a cottura per una ventina di minuti circa. Cosa stavi facendo prima? E noi in Sardegna la abbiniamo in tanti modi. Qui a Siliqua, in questo pranzo di Pasqua, come la proponete? In questo caso la proponiamo con delle anguille che sono state precedentemente pulite e tagliate a tocchetti e le andiamo a insaporire nella nostra minestra. C'era una grande tradizione qui a Siliqua per piatti legati alle anguille, vero? Sì, perché storicamente sì, andavano a pescare nel fiume Cigerri. E quindi insomma l'occasione per abbinarle alla fregola. Veramente con una base di semola grossa, poi si continua con della semola fine alternando con uovo, così di seguito si hanno le diverse grane di fregola, piccola per la minestra, un po' più grande per la pasta e poi moderna con il nido di semi. Quindi si lavora, si fa questo movimento così fino a che ognuno a piacere raggiunge lo spessore di pasta che desidera utilizzare. Ci vuole una bella pazienza, Gesù. Sì, abbastanza. Per fare un chilo di fregola quanto ci vuole? Mezz'ora buona. Sì, sì. Infatti è la fregola me l'ha insegnata una signora di Siliqua stesso, si chiama Zia Lina Bakis, che ringrazio tantissimo. Da lì ho cominciato a fare la fregola in casa. Colgo l'occasione per invitarvi tutti quanti il 29 e il 30 di aprile a Siliqua, dove si terrà la quinta sagra della ricotta organizzata dal Comitato di Santa Margherita e svolgeranno i giorni 29 e 30 aprile. Quindi vi aspettiamo numerosi, il pranzo sarà tutto a base di ricotta, ci saranno ravioli, insomma tutti i prodotti che derivano dalla ricotta. Vi aspettiamo numerosi, grazie. Però già sei perché mica Paola ci siamo, quindi stiamo aggiungendo sa fregola. Sì, allora siamo a metà cottura, quindi abbiamo unito la fregola. Purtroppo non riusciamo a cogliere il momento in cui verrà impiattata, ma proveremo a sacrificarci in questo pranzo pasquale. Grazie a Paola, grazie a Jessica. L'appuntamento, riepilogando, è per la Fiera del Sigero dal 21, la Sagra della Ricotta dal 29, tutti a Siliqua anche prima, volendo. Grazie per aver seguito anche oggi Sardegna Verde, grazie per aver passato avanti, a voi amiche amici che volendo, come sempre, potete ritrovarci domenica prossima, saremo a Ternalba anche nel giorno di Pasqua, ma in onda il TG, quindi non cambiate canale. Grazie a tutti e buona Pasqua.